I nostri microfoni. Si sta arrivando tranquillo, tranquillo, Maurizio, che tranquillo, veramente... tranquillo. Andrea Anastasi, però insomma, beh, lo credo, io credo che di solito insomma noi sentiamo sempre i protagonisti della Complimenti Andrea, ciao Andrea Anastasi, era bello vedere questo abbraccio, complimenti Andrea, perché infatti stavamo dicendo, noi durante nel dopo partita sentiamo di solito sempre i giocatori, no? E io devo dire che non è successo niente, però qualcosa sta succedendo, perché tu devo dire che stavamo dicendo, e qui ce lo devi dire tu, come si ferma Perugia? Perché noi veramente non troviamo, cioè voi riuscite a risolvere in ogni momento le situazioni, e la cosa che ci piace, penso vale anche per Fabio, poi te lo dirà lui, che tu non guardi in faccia a nessuno, se sta giocando bene Reclischi tieni Reclischi, se no fai giocare Herrera e poi ti risponde così in campo. Non è facile. Come si ferma non lo so, guarda, sai, purtroppo quando sei non ti interessa a te. Da questa parte della. Siccome io sono stato molto spesso dall'altra parte, dalla parte di quelli che perdevano, da questa parte sono così concentrato che non sto pensando a come ci si ferma. Il mio obiettivo è quello di cercare di fare in modo che tutti i ragazzi siano in buona condizione e faccio giocare quasi tutti per il momento per arrivare al meglio a fine febbraio quando abbiamo la finale di Coppa, perché dobbiamo stare concentrati. Adesso abbiamo 3 settimane di lavoro bello intenso, con altrettanto partite difficili, perché la prima sarà Piacenza sabato, e quindi dobbiamo fare in modo di creare sempre le condizioni di crescita, perché come ho già modo di dire con te, non siamo né più furbi, né più intelligenti, né certo, più bravi degli altri. Certo. Sappiamo che gli altri ci stanno studiando, ci stanno aspettando al varco, quindi dobbiamo essere bravi ad avere l'umiltà di metterci in palestra e lavorare con serenità. Al centro di tutto è proprio questo, il lavoro, Fabio, insomma, di questa squadra che al di là di questo ha vinto il Mondiale per Club, ha vinto la Supercoppa, ha vinto in anticipo, e ripeto, non so da quanto non si vinceva con 6 giornate in anticipo della regular season, però state sempre lì sul pezzo pensando al prossimo obiettivo, però non sottovalutando nessuno, no? No, assolutamente, ho già avuto modo di dire, noi siamo una squadra che prepara gli eventi importanti. Abbiamo già messi 2 in bacheca perché ci abbiamo creduto, tribolando le pene dell'inferno, perché la gente pensa che abbiamo vinto facile, ma non è vero. Abbiamo fatto una fatica del diavolo a vincere la Supercoppa, abbiamo fatto una fatica del diavolo a vincere il Mondiale. Sappiamo quindi che quando arriverà il momento topico, la finale di Coppa Italia e quant'altro, le partite difficili e delicate di Champions, saranno momenti delicati. Quindi stiamo preparandoci con attenzione, come ho detto prima. La cosa che mi piace di questa squadra è che tutti i ragazzi... No, sono pronti, sono belli carichi e questo è importante. Volevo tornare sul discorso della Ferrari, no? Perché tu hai detto avevo questa grande opportunità che facevo, non la sfruttavo pure amando la Polonia, però io ti giro la cosa, sì, la Ferrari, però poi bisogna gestirla, quindi non è facile poi gestire tanti campioni, cioè non è i giocatori non vanno in campo e poi perché sono bravi risolvono tutto, non è così, perché lo vediamo proprio da come poi è il comportamento. No? Devo tirare l'acqua a mio molino. Te credo. E credo onestamente che ci voglia molta esperienza per gestire un club e tanti atleti di livello come ho io. Ho la fortuna di aver fatto tantissima esperienza non solo in Italia ma in giro per l'Europa, e questo mi sta aiutando tanto, anche perché se hai visto oggi avevo una squadra praticamente sudamericana, certo, con due cubani, anche se un polacco, un argentino, anche se è italiano, certo, un brasiliano, quindi una squadra con trazione sudamericana, ed è bellissimo perché è una squadra super integrata, con un ucraino, un lussemburghese, italiano il prossimo anno, insomma, sì, è veramente una squadra molto bella da allenare, di grandi professionisti, e lo si vede in campo. E lascio la parola a un tuo amico Fabio Vullo, che insomma è contento di rivederti anche qui con noi per chiacchierare un po', no? Assolutamente, strafelice di vederti. Grazie. Di vedere il tuo sorriso, di vedere la tua serenità, e sono contento che tu stia portando da noi l'esperienza che, come dicevi, hai accumulato in questi tanti anni in giro per l'Europa. Questa serenità tra un mesetto, no, si scontrerà con una Final Four di Coppa Italia molto impegnativa, dove forse per la prima volta una squadra riuscirà, o così proveranno a fare, a mettervi in difficoltà, perché forse quello che non è successo finora è che una squadra sia riuscita ad avere un livello di gioco talmente elevato da fino crearvi fondo, delle, no, difficoltà, no, fino in fondo. Sei preoccupato di questa Final Four? No, sono preoccupatissimo del fatto che abbiamo chiuso troppo presto i discorsi del campionato. Sono preoccupato del fatto, come hai detto te,
che non, le squadre secondo me non ci credono troppo. Anche oggi Milano, che stava giocando bene, non ci ha creduto fino in fondo, ha sbagliato tantissime battute, non ci ha messo in difficoltà in ricezione. Onestamente, se non ci mette in difficoltà in ricezione con Simone Giannelli in questo momento è ingiocabile Simone, quindi sai, anche questo è un aspetto che conta. Noi abbiamo il ricordo della Supercoppa, il ricordo del Mondiale, dove realmente siamo andati in grave difficoltà con tutti, con Trento prima di tutti ovviamente. Sappiamo che ci aspettano partite del genere, ma la cosa importante è che ho tante rotazioni, tanti giocatori che possono giocare. Oggi in panchina avevo Roby Russo, avevo avevo Riclischi, sono giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Al contrario, se non fossero, se fossero in campo loro, i giocatori che ho in panchina mi possono aiutare. Siamo positivi per questo, perché i ragazzi sono tutti belli carichi. Senti, coinvolgiamo Fabio e poi voglio un ragazzino, cosa ha portato in una squadra già fortissima con nuovi innesti un personaggio come Andrea Anastasi? Ma sicuramente devo parlare bene per forza. Sì, perché sennò non fai giocare. Cioè, no, ma sicuramente tanta tranquillità, la giusta mentalità, perché secondo me quest'anno vero abbiamo una rosa, no, molto ampia, ma abbiamo un'ottima mentalità, cioè anche nei momenti di difficoltà andiamo sotto 2, 3, 4 punti, un set, rimaniamo lì attaccati alla partita. E questo è importante. C'è anche allegria sinceramente, perché durante gli allenamenti ci si diverte, a volte bisogna stare un po' attenti, no? Perché quando è troppo poi si rischia, no, di sbagliare, però è anche importante perché vuol dire che il gruppo è sano, che si sta bene, bello, veramente sto bene con questo gruppo, con questi ragazzi, con lo staff. Fabio. Beh, due esperti, no? Da un allenatore a un giocatore iper esperto. La sensazione che ho io è che quest'anno Leon sia un po' sgravato, no? Dagli attacchi anche di palle impossibili o delle palle decisive. Lo vedo più sereno, ma vedo molto più equilibrio nella vostra squadra, e tu riesci a dare anche molta più serenità allo stesso Leon nel reparto, diciamo, difensivo, di seconda linea, di ricezione. Sì, sono d'accordo, ne parlavo proprio qualche giorno fa, perché in questi anni, quando hai Leon in squadra, no? Tutti si aspettano sempre 20-25 punti di Leon, 3, solo 4, Leon. 5 ace, ed è difficile perché poi giochi contro squadre forti, contro giocatori forti. Quest'anno abbiamo veramente tanti giocatori che nel momento importante, sul 23 pari, 24 pari, possono mettere palla a terra e non hanno paura di chiamare palla. E quindi lui è anche più tranquillo, abbiamo visto, abbiamo giocato bene anche quando lui è stato fuori, no? È chiaro, Leo fa la differenza, la farà sempre perché è un fenomeno. Però sicuramente ha la possibilità di recuperare, ha la possibilità di essere più tranquillo. Sai che se non gioca bene comunque c'è qualcuno che può giocare bene come lui, e quindi questo è importante per noi, per lui, per tutti. Questo è quello che si percepisce, Max, da fuori, capito? La differenza tra la Perugia degli anni passati e la Perugia di quest'anno, al di là che è una Ferrari giustamente, no? Perché è un roster veramente completo, però è vero che la differenza che si percepisce dall'esterno è che c'è un equilibrio maggiore nella gestione proprio della partita e della squadra. Sì, no, ma concordo in pieno. Insomma, oggi il set ball del secondo set l'ha messo giù Herrera, no? Una, certo, palla difficilissima. E non abbiamo paura di dargli la palla, perché sappiamo che lui va tranquillo. Fatto, quindi questo è importante. Quando il palleggiatore ha fiducia nei suoi attaccanti, ma c'è fiducia, no? In generale, insomma. È importante, questo credo che sia veramente, veramente la chiave di chiudiamo quest'anno. Ringraziando questi due fenomeni con una battuta. In campo l'abbiamo visto Colaci, ma in allenamento quanto dimostra? 37 anni o niente? Può giocare ancora 5 anni, spero 5 per lui anni, che giochi, no, ancora 5 contratto anni. Fatto, parliamo con Sergio. È fisicamente, no, io spero, naturalmente, è fisicamente perfetto, si allena. Devo essere onesto, malgrado i 37 anni non lo vedo mai stanco, tutte le volte lo devo mandare via e dico vai, dici ma no, voglio fare, ma vai, 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 c'hai famiglia, cioè, no? No, sai, no, sai da dove parte la cosa,
dalla testa. Sì, sì, perché sì, tu sei giovane qua dentro e soprattutto hai voglia di fare, ti diverti ancora molto, l'idea che dai a noi che ti guardiamo da fuori è proprio quella del divertimento. Sai puro. Che poi lo gestisco bene. Lo faccio, lo tengo come un gioiellino. Tortellini, cose, vabbè. Sai il valore che può avere, perfetto, no? Quindi. Vabbè, signori, grazie Max. Grazie. Bravo, bravo Andrea. Grazie ragazzi, Nano, complimenti. Gli amici, complimenti. Ciao, a voi. Complimenti. Allora, io prima di